Bentornati ragazzi a questo secondo appuntamento. Ci avete seguito in tanti e questo è un buon motivo per continuare a farvi compagnia. Grazie ragazzi per averci inviato i vostri bellissimi disegni. Per voi abbiamo preparato una nutrita scaletta. Vedrete un giardiniere in erba, un collezionista di insetti, una futura botanica, uno scienziato pasquale, e non è Pasquale il suo nome, e altre sorprese. Stiamo piantando le lavande e stiamo piantando i peperoncini in questi vassoi. Mini serre. Ti porto a vedere le piante di là che abbiamo seminato, quelle che ho portato in classe. Questo è il peperoncino con la foglia a punta, quindi si capisce la foglia a punta. E poi questo è il basilico, che si capisce la foglia perché è arrotondata. E qui il pomodoro. E qui il pomodoro che sta crescendo. Non no, la lavanda non è sbocciato niente, invece il peperoncino sì. Queste sono quelle del peperoncino. E invece voglio vedere anche il basilico. Poi c'è il basilico. È cresciuto, quello che avete seminato in classe. E poi c'è il peperone. E il pomodoro. Sto mettendo l'acqua alle piantine, che stanno crescendo pian piano. Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro e sono un alunno della quarta D della scuola Giovanni Falcone. Oggi vi farò vedere una serie di insetti che ho collezionato durante questi anni, cioè un paio. Tutti questi insetti sono della collezione National Geographic e vi farò vedere alcune teche. Come vedete qui giù abbiamo il primo insetto che ho collezionato, cioè lo scorpione dorato. Una curiosità è che questo scorpione dorato, anzi non solo questo, tutti quelli che esistono, sono molto velenosi e vengono usati come cure mediche per i cinesi. Poi abbiamo un altro di questi, potrebbe essere il cervo volante. Oppure abbiamo il ragno giapponese. Come vedete, questo ragno giapponese si può il ragno giapponese si può definire anche ragno orco, perché sia perché è molto peloso e molto brutto, ma anche perché mangia moltissimo. Poi abbiamo il coleottero gioiello africano, proprio perché è molto, poi proprio perché è molto luminoso. Guardate, se lo metto alla luce sembra come una mandorla, però comunque sembra un gioiello. Poi passiamo a un'altra teca. Come vedete, questi sono gli insetti un po' di dimensioni un po' più grandi. A partire abbiamo la mantide religiosa. Si chiama così proprio perché quando aspetta di catturare una preda sembra come se sta pregando. Poi abbiamo anche la cimice d'acqua gigante, molto grossa e viene dalle paludi. Poi abbiamo l'insetto stecco, anche definito maestro della mimetizzazione. Come vedete vicino c'è anche un bastoncino che faccia vedere la poca differenza tra l'insetto originale e il bastoncino. Poi abbiamo lo scarabeo rinoceronte, proprio perché ha queste corna, ed è molto grande, circa 8 cm. Perfetto, io ho concluso, ci vediamo alla prossima, spero di avervi strappato un sorriso,
E niente, ciao! Conosci la foglia? L'insieme delle foglie si chiama chioma. Le foglie non sono tutte uguali perché si adattano al clima e all'ambiente. In tutte le foglie c'è la clorofilla, una sostanza che serve per catturare la luce del sole. Le parti che compongono la foglia sono lamina, margine, nervature, e il picciolo. Sulla pagina inferiore ci sono gli stomi che si aprono e si chiudono, permettendo gli scambi di gas tra la foglia e l'ambiente. I botanici hanno diviso le foglie in due grandi categorie, categoria semplice e categoria composta. Ciao a tutti, sono Gioia e oggi vi leggerò una poesia che abbiamo inventato a scuola. Care piante, così belle e profumate, colorate, con o senza spine, grandi o piccole, alte o basse, di qualsiasi tipo siete, ci curate, ci nutrite e ci fate respirare, e ora pure acidate. Con le radici ben salvate, in sicurezza ci mettete, siete cibo, siete casa, per tutti gli animali. Quando è caldo e il sole sta, date ombra in quantità. Ciao! Restiamo in casa, ma non spegniamo le passioni. La mia passione è la musica e oggi suono per voi Dolce Sentire. Anche da parte mia, buona Pasqua!